Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi voglio assolutamente riordinare la sala da pranzo e andare a allestire anche questa per il Natale. Ormai manca davvero pochissimo, è questione di giorni. Mi è arrivato un bouquet stupendo che non vedo l'ora di aprire e mettere sul tavolo perché è proprio perfetto per questo periodo dell'anno. Ma il tavolo è super super incasinato. Adesso vi faccio vedere la situazione, poi andrò a fare anche delle pulizie generali in cucina, anche se questa è abbastanza ordinata, e qui in sala da pranzo. Vi mostro com'è attualmente il tavolo. Ci sono un sacco di cose. Mentre sul pavimento ci sono mille peluche delle cagnoline, la sedia non è al suo posto, guardate quanti peluche che portano sempre in giro. E qui invece il bouquet di cui vi parlavo. Non vedo l'ora di aprirlo perché immagino che starà benissimo sul mio tavolo, però prima devo assolutamente riordinare questo casino. E anche dietro a questa porta, che va poi in garage, c'è da sistemare perché guardate quante cose che ci sono qui, direi di andare a sistemare perché non mi piace assolutamente tutto questo disordine. In realtà è da un po' che ci sono queste cose qui, ma oggi vado assolutamente a riordinare anche questo piccolo ingresso perché comunque quando si sale dal garage non mi piace vedere tutto questo marasma di cose. Sono partita dal tavolo della sala da pranzo che, come vedete, era super incasinato. C'era un pacco che avevo ricevuto proprio quella mattina, un po' di decorazioni per preparare i pacchi regalo, una shopper con all'interno gli ultimi acquisti che ho fatto in negozio e alcuni anche regali di Natale che devo ancora confezionare, ed era tutto buttato sul tavolo. Quindi, come prima cosa, sono andata a riordinare tutto. Come vedete, comunque bastano davvero pochi minuti per trasformare il tavolo da disordinato a riordinato, già che c'ero ovviamente ho pulito anche per bene tutto il tavolo e ho utilizzato l'Isoform perché in realtà questo tavolo sembra legno, ma non è legno, è un laminato, quindi l'Isoform non va assolutamente a rovinarlo. Poi ho preso il Cif e ho pulito per bene tutte le sedie, specialmente le sedute, perché essendo in similpelle tendono un pochettino, ho notato, a macchiarsi, specialmente quando mi siedo con i leggings in pelle, non so come mai, e quindi ho preso il Cif per andare ad eliminare la macchia, anche se non del tutto è venuta via. Quindi, se avete qualche consiglio, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E poi ho pulito il pavimento utilizzando l'aspirapolvere che aspira, lava e asciuga nello stesso momento di Vileda, ve ne avevo già parlato diversi mesi fa. È arrivato finalmente il momento di aprire il bouquet, anche perché non vedo l'ora di vedere come ci sta sul tavolo. A parte che c'è un buonissimo profumo di fiori. E guardate un po' qui che meraviglia. Sono andata a preparare già il vaso con l'acqua. Mi piacciono tantissimo i vasi trasparenti perché così si vede il bouquet in tutto il suo splendore. Anche questo vaso è di Colvin. Colvin è un fioraio online che spedisce in tutta Italia in 24-48 ore. Quindi nel momento in cui andate ad acquistare il vostro bouquet, il giorno dopo praticamente lo avete già a casa. Ci sono tantissimi bouquet tra cui poter scegliere. Qui in descrizione vi lascio il link che vi manda direttamente al sito, così potete vedere quanti bouquet realizzano. Sono uno più bello dell'altro. I bouquet sono di design, però potete trovare anche piante per la casa e in questo periodo anche le corone natalizie oppure l'albero di Natale, tutti prodotti 100% naturali. Io ho già provato diverse volte i loro bouquet e mi sono sempre trovata bene, anche perché sono meravigliosi. Io ho scelto questo bouquet che si chiama White Cotton, lo trovo perfetto per questo periodo perché ci sono i fiori di cotone che tra l'altro mi piacciono davvero tanto.
E anche perché mi ricordano un po' la neve, quindi li trovo davvero perfetti per l'inverno, ma specialmente per questo periodo natalizio. Sicuramente questo bouquet starà una meraviglia sul tavolo. Vado ad aprirlo. Come vedete, il bouquet arriva confezionato davvero molto bene e avvolto all'interno di questo sacchetto che all'interno è imbevuto di acqua, così che i fiori si possano mantenere anche durante il trasporto. Poi sono andata ad aggiungere il fertilizzante e ho messo il mio bouquet, che trovo davvero meraviglioso. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace. Secondo me è proprio perfetto per questa stagione. Ho poi rimesso il runner, questo l'ho preso da Maison du Monde in uno degli ultimi acquisti, poi il mio fantastico bouquet e una decorazione di Natale e una candela che sono andata subito ad accendere per creare la giusta atmosfera. Ed ecco qua il risultato finale dopo aver riordinato e sistemato tutto con il nuovo bouquet come centro tavola. Lo trovo bellissimo, ci sta proprio bene. Ho acceso anche una candela. Vi lascio il link diretto e anche un codice sconto del 15% inserendo già da fra, valido fino al 31 dicembre. Comunque guardate che meraviglia questi fiori di cotone. Sono stupendi. Trovo che regalare un bouquet, comunque dei fiori freschi o una pianta, sia una bellissima idea regalo per il Natale, anche perché quest'anno il Natale sappiamo tutti che sarà sicuramente diverso dal solito, in quanto non possiamo spostarci tra comuni. Io ad esempio non potrò vedere i miei genitori per pranzo, per il pranzo di Natale. Di solito l'ho sempre passato con loro, con le mie nonne, eccetera. E può essere sicuramente una bellissima idea far ricevere a casa dai propri genitori un bouquet di fiori freschi. Poi i fiori freschi in casa stanno sempre benissimo. A me i fiori freschi piacciono proprio tanto, però non sempre li ho in casa. Però quando ci sono fanno decisamente la differenza. Qui in descrizione vi lascio anche un codice sconto, Giada Fra, del 15%, valido su tutti i bouquet e anche sui vasi, perché su Colby non trovate soltanto bouquet e piante da appartamento, ma anche accessori come vasi. Come vi ho detto, questo in vetro trasparente è proprio di Colvin, ma potete trovare anche ad esempio le forbici da giardinaggio, potete trovare le lucine di Natale, insomma ci sono tante altre cosine. A me piacciono tantissimo come ci stanno, spero che durino il più possibile, anche se dureranno parecchio, perché i fiori che sono stati utilizzati per questo bouquet durano davvero tanto, quindi spero di riuscire a tenerli così belli per tanto tempo. Poi con la candela accesa si crea quella atmosfera meravigliosa. Domani andrò a sistemare la cucina insieme a voi, perché nel frattempo si è fatto tardi, quindi lo facciamo domani insieme. Ma per quanto riguarda questo angolino sono troppo soddisfatta, perché finalmente il tavolo è di nuovo in ordine. Dovevo fare i pacchettini regalo che ancora devo completare, e c'era tutto il tavolo, come avete visto, disordinato. Erano un paio di giorni che era così, e sapete che insomma non mi piace avere troppo casino in giro, così è decisamente tutta un'altra cosa. Il giorno dopo, rullo di tamburi, è arrivato mio papà e abbiamo cambiato finalmente la televisione. Abbiamo messo questa che abbiamo preso con il Black Friday, che in realtà, come vi dicevo, è stato appunto un regalo dei miei genitori. Sulla parete abbiamo tolto quindi la TV che c'era prima, abbiamo messo questa che è un 65 pollici e trovo che come misura ci stia perfettamente. Poi sono andata a pulire tutto e rimettere tutte le cose al proprio posto. Tra l'altro guardate che carino il camino che viene riprodotto in televisione, crea quell'atmosfera davvero super magica e decisamente natalizia. Poi passiamo a questo ingresso, prima di entrare insomma in casa, dove c'erano un sacco di cose: scarpe, l'aspirapolvere che utilizziamo per aspirare la cenere e tante altre cose che nell'ultimo periodo avevo semplicemente appoggiato, quindi poi si era creato il disordine. Sono poi andata a togliere tutte
tutte le scarpe dalla scarpiera, la maggior parte se non tutte sono di ste. Ho passato l'aspirapolvere, ho pulito con il Lisoform e poi ho rimesso le scarpe al proprio posto. Tra l'altro non capisco come mai, come sia possibile, ma c'era un sacco di polvere all'interno dei cassetti e le apriamo davvero raramente, comunque non è un cassetto che è continuamente aperto, eppure c'era tantissimo sporco. E poi ho passato l'aspirapolvere sulle scale. Passiamo alla cucina, che anche questa era abbastanza incasinata, un po' anche perché avevamo finito di pranzare da poco. Infatti, come vedete, c'erano i piatti del pranzo, c'era qualche avanzo del pranzo, c'era il lavandino pieno di cose, la pentola che avevamo utilizzato insomma per cucinare, quindi giustamente il casino è normale che ci sia, ma c'erano anche le cose della colazione. Comunque super velocemente sono andata prima di tutto a riordinare l'isola. Adoro riguardare queste clip perché mi motiva ancora di più, mi automotivo a tenere in ordine la casa. Poi non serve neanche chissà quanto tempo, perché forse in 5 minuti ho fatto tutto. Quindi una volta riordinata l'isola sono passata al lavandino e ho caricato la lavastoviglie con tutte le cose che abbiamo utilizzato durante il pranzo e durante la colazione. Io ho l'abitudine di sciacquare velocemente le cose prima di mettere le lavastoviglie. So che non tutti lo fanno, ma è una mia fissa, non so perché lo faccio, anche perché altrimenti ho l'idea di che se non lo faccio andare subito, cosa che in realtà non è stata questo giorno perché era piena, però a volte capita che non facciamo andare la lavastoviglie tutti i giorni e quindi si crea, se non risciacquo un po' del più grosso, diciamo i piatti, le posate eccetera, si crea quell'odorino leggermente sgradevole quando si va ad aprire la lavastoviglie. Per questo motivo do una sciacquata molto veloce, giusto per togliere le cose più grosse. Poi passo al lavandino dove spruzzo un po' di sbiancante e intanto che agisce vado a mettere i cappotti al proprio posto, sposto tutte le mie borse e pulisco l'isola, cosa che ancora non avevo fatto. In questo caso ho utilizzato l'Isoform specifico per la cucina, quindi per i ripiani che si utilizzano per cucinare, e dopo ho pulito anche gli sgabelli. Anche questi hanno la seduta in essimilpelle e quindi prima sono andata ad aspirare tutto il bordo con il folletto e dopo con il CIF sono andata a pulire sia la seduta che lo schienale. Ho passato l'aspirapolvere anche sotto l'isola dove ci sono gli sgabelli, perché vuoi o non vuoi comunque si fa la polvere anche lì, scadono le briciole, quindi ho pulito tutto e poi ho dato una passata anche all'interno dell'isola utilizzando sempre il Lisoform. Poi sono passata all'altra zona della cucina, ho messo un po' di CIF e poi sono andata a pulire e disinfettare bene tutto e poi con un panno asciutto sono andata ad asciugare. Continuiamo dall'altro lato del lavandino, quindi ho buttato tutti gli stracci sporchi a lavare, ho asciugato e sistemato le due cosine che erano rimaste fuori che non avevo messo in lavastoviglie e poi anche in questo caso ho tolto la macchina del caffè e la planetaria e sempre con il CIF ho pulito il piano. Visto che molto spesso me lo chiedete, il nostro è un piano in quarzo bianco. Poi passo al lavandino, che è sicuramente la zona che più odio pulire di tutta la cucina, perché non viene perfettamente pulito come dico io, nonostante utilizzo CIF, sbiancante, candeggina, restano sempre dei piccoli aloni che non riesco proprio ad eliminare.
Completo poi passando il speak and span sul vetro del forno e del microonde. Ovviamente anche in cucina accendo una candelina, passo l'aspirapolvere e finalmente tutto l'open space è pulito, in ordine e profumato proprio come piace a me. Mi dà un senso di pace pazzesco. E questo è il risultato finale dopo aver pulito e riordinato tutto quanto. La soddisfazione è davvero grandissima quando poi vedo la casa completamente in ordine, pulita e profumata. Pollicino in su se anche per voi è così. Voglio chiedervi un consiglio. Il bouquet secondo voi sta bene sul tavolo da pranzo, dove avete visto, dove l'ho posizionato, oppure qui sull'isola? Adesso faccio una prova e vado a metterlo al posto della piantina che c'è adesso per vedere se sta meglio sul tavolo o sull'isola, e poi qui sotto nei commenti fatemi sapere. Qui in descrizione vi metto il link diretto al sito di Colvin con già il codice sconto applicato, quindi vi basta cliccare nel link che trovate in descrizione e in automatico viene applicato il 15% di sconto, che è valido fino al 31 di gennaio, quindi avete tempo per approfittare di questo sconto. Però se volete farvelo per Natale, ricordatevi che in 24-48 ore spediscono gratuitamente in tutta Italia. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, fatemelo sapere con un pollice in su. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e noi ci vediamo nei prossimi giorni. Domani non penso, però probabilmente il 25 dicembre con un video super che sicuramente vi piacerà tanto. Ciao!